Bentornati a Cucina con noi, siamo qua nella splendida cucina della chef Cristina Pistolesi, nella sua scuola Art in Cooking, e oggi ci sono io qua e vorrei sapere cosa ci ha preparato, ciao, cosa andiamo a fare. Ciao Cristina. Senti, facciamo una torta con una pasta particolare, c'è un ripieno, però c'è una sfoglia un po' particolare, la pasta fillo. È una pasta un po' divertente, diciamo, eh? E dentro andremo a metterci della feta, pasta fillo, quindi la feta greca, un formaggio greco e tutti gli ingredienti che poi penso tu andrai sì, a elencare. Sì, andiamo ad elencare, io okay, li ho qua. Allora, torta fillo ripiena di feta con chutney di Susì. Allora, questi sono gli ingredienti per 6 persone. Una confezione di pasta fillo, 500 g di feta greca, marsala secco, 3 uova, più un tuorlo, latte, olio extravergine di oliva, sale, pepe in polvere, di arancia essiccata, sì. Quanto basta. Eccola quindi, qua. L'abbiamo eccola là. Qua. Allora, qual è il primo passaggio? Allora, il primo passaggio bisogna fare la marinatura della feta. Ora io la taglio un pochino grossolanamente, la metto in una bowl grande e la vado a marinare con il marsala secco, non quello all'uovo, se no si fa un bello zavaglione, e la polvere di arancia essiccata, ok? Allora, dovrebbe riposare un po' di tempo perché così insaporisce meglio, però noi con i nostri tempi televisivi faremo la marinatura un pochino più in maniera velocemente più penso veloce. Che poi ci accontentiamo lo stesso ad assaggiarlo, sì. Sai che sì. Non è quello che ci sconvolge. Allora diciamo che la feta greca sì. È un formaggio io ho studiato un po', mi sono bene. Preparata sul formaggio, è una pasta semidura, sì. È un formaggio di pecora, sì. Giusto? Sì. È latte di pecora e caglio. E caglio, certamente, perché per fare il formaggio ci vuole sempre il caglio. Sai, l'abbiamo fatto qui alla scuola? L'abbiamo fatto? Sì, sì, diverse volte il formaggio. Con il caglio vegetale, proprio bello. Sì, con il caglio che derivava dal cardo selvatico. Quando fai queste cose mi devi chiamare allora. Benissimo. Va bene? Sì, 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 volentieri, guarda. Ci chiami, veniamo, facciamo una sì, cosa. Sì, è una cosa molto, è magica, guarda, perché vedere questi passaggi, vedere poi formarsi. Il risultato. Sì, sì, è meraviglioso. Però ecco, qui va in salamoia sì, questa vai, per sì. Due o tre mesi. Quindi sì, siamo sì, qui due sì, o tre sì. Mesi a aspettare. Certamente, io so, la scuola è grande, ho messo anche dei lettini a castello. E ci organizziamo e facciamo il campeggio per due o sì, tre mesi. Va bene. Prendetevi okay. Ferie anche a casa, ci seguite. Facciamo no, fanno il grande fratello, noi facciamo la grande cucina. La grande cucina. Allora, essere un'idea. Allora, marsala, che io vado praticamente a insaporire la nostra feta, e poi mettiamo anche la buccia di polvere, di buccia di arancia, eccola qua. Così, polvere sì. Di arancia essiccata. Sì, di arancia essiccata. Ok. Io prima l'ho detto, l'ho unita al pepe, quindi. Sì, 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 no, invece è proprio questo. E noi andiamo così a fare questo passaggio, a insaporire questa nostra feta. E deve rimanere, così a pezzi, sì, no? Diciamo che ora poi un pochino, vedi, la sto schiacciando perché poi andrà a essere il ripieno della nostra, dei nostri fogli di pasta fillo, Così, mentre intanto insaporisce un po', noi andiamo a prepararci appunto con questi fogli, Allora. E quindi qui la lasciamo riposare, ok? Togliamo questo. La pasta, sì, e ora la tiriamo fuori, brava. Guarda, fuori, qui abbiamo le forbici. Grazie. Grazie Isabella che mi aiuti. Io prendo un pochino di carta per pulire il nostro tagliere. Nel frattempo Isabella abbiamo già acceso il forno perché deve essere caldo, quando noi andremo a mettere questa torta deve essere caldo, la temperatura deve essere più alta della, diciamo, io ho detto, ho scritto nella ricetta 180 gradi, giusto? Sì, non l'abbiamo detto, però sì, sono 180, no, 200 a 200, gradi per vedi? 25 okay. Minuti. Allora guarda Isabella, io la metto il forno a 220, perché cosa succede? Quando si apre il forno
la temperatura mi va a calare subito di 20 gradi. Che così siamo tranquilli che la cottura poi sarà giusta. Io mi ecco sono già nostra... persa con la con tutte. Eccola qua. Io devi sapere che no, non conosco la pasta a fillo, l'ho scoperta leggendo la tua ricetta. Ci giochiamo tanto in cucina con la pasta a fillo, perché si possono fare dei fagottini, si può friggere. Per esempio, un gambero pulito, tolto il carapace, tolto il budellino, avvolto dentro la pasta a fillo, sempre oliata oppure imburrata, fritto, è una cosa deliziosa, veramente. Poi deriva proprio da, questo me lo sono però studiato un pochino, deriva da foglia e vengono fatte queste sfoglie sottili. E per farle seccare viene messo nel mezzo il letto il cotone. E diciamo, per togliere l'umidità. Per togliere l'umidità, sì. Adesso ora le. No, queste sono già pronte, certo, però per farle. Sì. Allora, guarda, qui io praticamente per fare la base avrò bisogno di 6 fogli. E cosa facciamo? Andiamo a spennellare. Spennellare con dell'olio di oliva. Perché cosa succede alla pasta a fillo? Se io la vado a mettere in forno senza la parte grassa, mi succede che mi secca, mi brucia. Invece in questo modo io vado proprio a spennellare, a rendere più morbida la sfoglia. Per non farla bruciare. Ok. Ricordiamo, io ricorderei gli ingredienti della nostra ricetta. Una confezione di pasta fillo, quella che sta lavorando Cristina, 500 grammi di feta greca con marsala secco, abbiamo già messo a insaporire, 3 uova più un tuorlo, il latte, l'olio, extravergine di oliva, che serve proprio per fare questa operazione che stiamo facendo, sale, pepe e la polvere di arancia essiccata da inserire all'interno della feta. Benissimo. Greca. Guarda, siccome mi si era rotto il foglio, questo qui sotto, io vado a inserire invece quello più grande, vedi, in questa maniera, così poi non, se no quando vado a mettere il ripieno mi esce fuori dalla teglina. Ho scelto una teglia, uno stampo con il bordo precedente alla base che si può togliere, vedi? È molto comoda questa. Allora, questo è il primo foglio, ok? Poi andremo a mettere l'altro foglio in questa maniera qua, in maniera sfalsata, vedi? Non vado a metterle uguali, E ne vado a mettere 6 per creare proprio questa base molto croccante, In questo modo qui. Benissimo. Quindi questa cosa di metterli sfalzati è anche poi per il risultato finale. Bravissima, per vedere un risultato più piacevole proprio alla vista. Delicatissima. È molto delicata, vedi che è fine. Quindi adesso la andiamo a rimettere in questa maniera qua. Poi tanto, la incrociamo. Sì, vedi, io poi farò questo passaggio qui, stando attenta a non romperla, per poterla adagiare meglio sulla base della nostra tortiera. Quindi adesso siamo a 3 fogli. Siamo a 3. Vedi che io faccio questo procedimento di oliare ogni foglio, ok? Proprio per non far bruciare la nostra pasta a fillo. Ora, l'olio non deve essere esagerato, Isabella? Sennò diventa una cosa troppo unta. Visto che abbiamo questo formaggio... Ma fallo tu, guarda! Ero qui che aspettavo, Aspettavo il momento, bravissima. Mi sentivo disoccupata e quindi siamo a 4. Siamo a 4. Vai! Prego. Io vado a spennellare. Sì, bravissima. Allora, a casa... Mio nonno era falegname. Sì, perfetto. Lo vedo che c'hai la mano. Da piccolina mi divertivo veramente con lui. E tutte le volte che faceva qualcosa, non l'ho neppure rotta. Bravissima. Vedi? Andiamo a 5. Adesso mettiamo l'ultima. Ok, vai. Vedo che c'hai proprio la predisposizione. Sì. Allora, dicevo, Isabella, a casa è meglio
dire ai nostri ascoltatori che la Fillo secca in maniera velocissima, quindi la cosa migliore sarebbe, mentre si fa questo procedimento, mettere sopra quella che rimane lì a riposare mentre si fa appunto il procedimento, un asciughino un pochino umido sopra, così siamo sicuri che questa pasta Fillo non vada a seccarsi. Benissimo. Allora, qui ci siamo. Fatto il nostro ripieno. Allora, guarda, questa la chiudiamo un attimo, vedi, così la proteggiamo. Sì. E poi dopo la riapriamo. E nel frattempo faremo il procedimento con le uova, il latte e tutto quello che servirà per andare a riempire la nostra, diciamo, la nostra torta. Allora, qui facciamo finta che siamo passate le due ore. Si vede che, cioè, vedi ha che preso il sapore. Allora, a questo punto, se io la lasciavo due ore a insaporire, avrebbe fatto anche un pochino di acqua. E perché perde praticamente. Sì, la parte liquida. Invece in questo modo, vedi, è rimasta abbastanza asciutta. Ok? Quindi nella ricetta, come io ho scritto, bisognerebbe, passate le due ore, prendere la feta, tamponarla un pochino, perché appunto se no è troppo bagnata, ne va a bagnare troppo la, diciamo, la base della nostra torta, e poi inserire tutti gli altri ingredienti. Però a questo punto io vedo che non ho parte acquosa, posso aggiungere gli altri ingredienti. Allora, cosa andiamo a aggiungere? Andiamo a spaccare le uova e con la frusta a sbatterle bene. E metteremo insieme anche il latte. Tutto in, sì, le uova tutte. Sì. Bravi. No, guardate l'ama. Questa è una. Via. Non è un'allieva, è di più. No, sono Tony. Vedi, ho fatto il disastro che ci ho buttato dentro. Succede anche a noi, non ti preoccupare. Noi andremo con un cucchiaio. Sì, prendo un cucchiaio. Ah, la carta, guarda, eccola qui. Qua abbiamo messa, eccola qua, così ti asciughi le mani. Bravissima Isabella. Questi effetti speciali, ma sono solamente. Dire al pubblico che applaudisca. Sì, li senti, li senti come applaudono. Allora, prendo un cucchiaio, andiamo, Isabella, guarda, così cucchiaio. Andiamo a togliere. La scena ce n'era tanta, poi però dei buscetti dentro mi ci sono andati. No, se no lo sai cosa succede? Facciamo anche la parte croccante. Ecco qua il disastro. No, è disastro, dai, è una cosa. Abbiamo risolto. Sì, aspetta, guarda, cerco di prenderlo. È tremendo. La caccia al pezzettino, eccolo qui, guarda. Lo togliamo, perfetto. Togliamo. Ok? Benissimo. Sbattiamo con la frusta. Vai. Sbatto io? Sì. E andremo ad aggiungerci anche il latte. Bene, così. Perfetto. Sì, benissimo. Sono. Poi andremo a mettere un pochino di pepe. Lo sai, il mio pepe è un pepe particolare. Sì, il pepe magrebino, pepe buonissimo, veramente esagerato, sì. La qualità degli ingredienti deve essere eccellente per arrivare poi al risultato finale. Non transigo, veramente. Perfetto, a posto. Ok, aggiungiamo il latte, così andiamo a mescolare. Voilà. Qua. E poi andremo a mettere tutto dentro la nostra feta aromatizzata dal marsala e dalla nostra polvere di buccia di arancia. Il tuorlo là? Quello ci serve dopo fine, per spennellare. Brava, sì. Un pochino cucino, a casa cucino. Senti che si fa, io saluto e ti lascio tutto. No, non saprei da che parte, no, poi mi devo andare a leggere, ci stiamo una giornata. Allora, guarda, andiamo a inserire tutto il nostro composto qua, vedi? Ok? Benissimo. Quindi latte, le uova intere, ok? E mettiamo andiamo tutto a mescolare. Anzi, prendiamo... C'è il marsala che ha questo odore. È vero, questo profumo... Sì, questo profumo veramente... Molto buono. Allora, andiamo a mettere un pizzico di pepe. Vai, fai tu. Io di sale ne metto poco, Isabella, perché la feta è molto sapida. Sì, brava. Sì. Quindi ne metto proprio un pizzichino. E andiamo a mescolare. Deve rimanere morbido sì. Con i pezzetti, come hai visto tu, sì, perché un po' si scioglieranno in cottura e un po' rimarranno
se no mi diventa tutto omogeneo. Una crema okay. che non deve diventare. Ah, guarda, leggiamo insieme la ricetta, allora, così lo spieghiamo anche ai nostri spettatori. Dove siamo? Allora, riprendere il formaggio, abbiamo sbattuto le uova, abbiamo messo 2 decilitri di latte, ok? Sì. E adesso andiamo a mettere tutto dentro allo stampo, ok? Va bene? Andiamo in questa maniera qua. Ecco qua. In questo modo. Andiamo. Siamo arrivati. Ok. E adesso ci mettiamo anche l'altra la parte solida, sì, vedi, ci va tutto dentro, sì, è proprio la misura. Ha detto il diametro della teglia circa sai che non mi ricordo, circa dopo, 20 sarà 20 22 dopo lo guardiamo, ok, è importante, benissimo, per le dosi, no giustamente per dirlo anche a chi ci segue da casa. Ok, allora riprendiamo la fillo, eccola là, la fillo, sì, e vediamo, andiamo, facciamo adesso di nuovo a fare lo stesso procedimento, ok, come abbiamo fatto in precedenza, sempre 6 strati, quindi 6 fogli, guarda, ti levo il cucchiaio. Ormai hai iniziato tu a spennellare, sì, vai, una spennellatrice, vai, bravissima. Ok, allora, questi poi andranno messi sopra, quindi? Sì, sopra, sempre sfalsati però, Sempre sfalsati. E poi l'eccesso della pasta fillo, che cosa facciamo? L'andiamo a ritagliare, Ok? Perché sennò poi in cottura mi va... Le adagio così? Sì, sopra, sì, bravissima, sopra, perfetto, sì. Ecco qua. Una consistenza, setosa. È più delicato, vero, la pasta fillo. Che ho conosciuto con Cristina. E con questa quante altre cose, no? Ci possiamo fare, ha detto si può friggere. Sì, ma sia cose salate che dolci, siccome è neutra, essendo una sfoglia neutra, ci possiamo giocare come vogliamo, capito? Sì. Qua. Certo. Quindi siamo a 2, Isabella. 2. Guarda, voilà. Questa è un'operazione, come sempre, no? Si va a fare comunque delle ricette che sono sì particolari, però allo stesso tempo semplici. Certo, diciamo che col fatto che io insegno, che è una scuola di cucina, Isabella, io ho piacere, cioè il mio scopo è condividere quello che io so, però poi a casa... chi cucina deve rifare queste ricette e condividere nello stesso tempo chi fa la ricetta con i propri cari, con gli amici, con gli affetti, e avere il risultato, portarlo in tavola e sentirsi dire la come sei stata brava o come sei stato bravo, per me è la gratificazione più grande. Veramente, sì. Veramente. Siamo all'ultimo? Siamo al penultimo, mi sembra, vero? Vediamo un pochino, Isabella. Che noi parliamo. Perché si chiacchiera, E perdiamo il conto. 2. Matematica 3. 3, 4. Sì, ne manca 2, quindi la quinta e poi l'ultima. Sì. Allora, nel frattempo, qua. Isabella, io faccio questo, vado a sbattere il tuorlo. E vado a prendere un pochino di latte e così ti spiego il perché di questo procedimento. Allora, prendiamo il latte, eccolo qua. Procedimento dici finale? Sì, per sbattere praticamente il tuorlo. Ecco, ho fatto il danno finale. No, non ti preoccupare, tanto siamo alla fine, guarda, quindi non è un problema, lo puoi mettere anche divisa, Allora, vai così, perfetto, bravissima. Ecco. Ok. Molto bene, Isabella, molto composizione. Bene. Composizione. Ma ora noi gli diamo il suo Cristina. Gioco, così, vedi? Andiamo a tagliare. In questa maniera qua, vedi? In questo modo io posso dare la forma della nostra tortiera,
così poi da spingere dentro sì, sì. E da chiudere. Ok? Andiamo a fare questo. Questi pezzettini non si buttano via, perché se lo sai o non lo sai, te lo dico io qui alla scuola. Non si butta via mai niente. Assolutamente, assolutamente. Quindi, per esempio, io avevo 3 confezioni di feta greca, quindi me ne è avanzata un pezzettino, perché i grammi in totale sono 500, quindi le confezioni di solito sono da 200 grammi, quindi mi è avanzato 100 grammi di feta. Che cosa faccio io? Ci avvolgo i pezzettini di feta dentro la pasta filo, questa qui avanzata, che oltretutto è già anche pronta, perché abbiamo già messo l'olio e quindi è già proprio pronta, e li posso andare a friggere nell'olio bollente, e quindi diventeranno degli stuzzichini con la feta. Sì, certo. Quindi con i ritagli, fate degli involtini da friggere con la feta. Vedi? Quindi, anzi, fate, perché questa come cos'è un primo? Può essere quello che vuoi, può essere un piatto unico, perché qui abbiamo tutto, abbiamo tutto. Adesso che cosa andiamo a fare? Andiamo prima a spennellare la parte, diciamo, la superficie, così mi diventa bella dorata. Però io che cosa ci metto dentro al tuorlo? Vedi, ho già diviso tuorlo e albume. Ci metto un pochino di latte. Lo sai perché? No. Allora, se io vado a mettere solamente il tuorlo o o l'uovo intero, se lo metto senza mettere una parte liquida, quando io vado a spennellare mi rimangono delle strisce brutte da vedersi poi. Invece il tuorlo viene ammorbidito con, in questo caso metto latte, diventa una cosa più fluida, e quindi a questo punto le striature sulla base, in questo caso della torta fillo, non ci saranno, ma ci sarà un colore omogeneo. Quindi al tuorlo aggiungere un pochino di là. In questo caso noi abbiamo aggiunto il latte. Prendiamo un pennello pulito e andiamo a spennellare con il nostro tuorlo. Vedi che non le fa le striature? Sì, rimane, rimane più... Allora, io ricordo un'altra volta gli ingredienti, perché chi si è sintonizzato adesso almeno a modo di... Allora, stiamo facendo la torta fillo ripiena di feta con chutney di susine. Allora, una confezione di pasta fillo, 500 grammi di feta greca, marsala secco, 3 uova, un tuorlo, latte, olio extravergine di oliva, sale, pepe e polvere di arancia essiccata da inserire. Sì. Quindi il procedimento, diciamo, è prendere la feta, insaporirla con il marsala e poi prendere il... La polvere, la polvere. No, perché io quando mi perdo anch'io mi perdo, perché io quando c'ho il cibo davanti, Isabella, io sono dentro al cibo, a me arriva, capito? Anche l'odore, perché l'ho lasciata, non lo sa, questo marsala, io l'ho tutta un po' così. Beh, essendo anche sommelier, Isabella, io la parte alcolica nei miei piatti c'è quasi sempre. Ecco, io sono astemia, penso un po' come sono messa. Quindi, no, hai detto tutto, la polvere d'arancia essiccata, benissimo. A questo punto, noi che cosa abbiamo fatto, Isa? Abbiamo messo il tuorlo sbattuto con un pochino di latte per non creare appunto queste striature brutte. Ho spennellato, adesso farò delle incisioni così da poter far fuoriuscire il vapore. Il vapore? Sì, fare un pochino, neanche una griglia, proprio delle incisioni. Una tua collega mi diceva, comignoli. Si chiamava comignolo. Allora il comignolo è quello centrale, praticamente. Ecco. Quello centrale fatto proprio con un coppapasta piccolino, da creare proprio il comignolo classico, come fosse quello di una casa. Invece in questo caso io faccio proprio una fuoriuscita di vapore, però fatta a griglia. Benissimo, allora dopo questa operazione andiamo ad infornare. Andiamo ad infornare. Ecco, quindi qua, avevamo detto. Infornare. Eccola qua, la nostra torta fillo, ok? Andiamo a mettere in forno. Sì. Benissimo. Se mi dai una mano, sì. Apriamo il forno che abbiamo messo. Qua. Sì, è sotto, grazie. Che abbiamo messo la temperatura di 20 gradi più alta
ti ricordi, si diceva prima, eh? Ok? L'abbiamo messa a 220 perché poi la portiamo a 200, ecco qua. Per 25 per 25 minuti. Ecco qua, facciamola vedere, l'abbiamo... Brucia, eh? Brucia. Facciamola vedere, aiuto! Sì, se magari hai più... questa è la nostra torta Eccola fillo. Qua. Allora, torta fillo ripiena di feta con chutney di Susine. Andiamo a vedere questa, praticamente vi do gli ingredienti. Cristina l'ha già preparata. Sono 300 g di susine rosse, 100 g di zucchero di canna, un cucchiaino di semi di coriandolo, mezzo cucchiaino di zenzero in polvere e 3 cucchiai di aceto di Jerez che viene direttamente dalla Spagna. Sì, brava, è un aceto particolare, Isabella, che tutti gli chef lo... insomma, quelli a cui piace cucinare molto bene adoperano, perché è veramente un'eccellenza. Io te lo faccio annusare, vai. Sentite che meraviglia. C'è c'è un qualcosa che fa viene dal vino sherry, quindi tu vedi qui, proprio aceto di vino sherry DOP. Chi non ha questo a casa, naturalmente, mette un aceto rosso di ottima qualità. Ecco, questo diciamolo, perché non tutti sono andati in Spagna o hanno la possibilità di andare in Spagna a prenderlo. Andiamo a impiattare il tutto con la nostra, ecco qua. Quindi vedi qui io avevo appunto questa. Non a caso avevi per facilitarmi, brava, sì. È una stampo. Cioè io non so come fai a tenerlo in mano perché mi sono cucciata subito, però. Ecco qua, guarda. Visto? Ecco, questo è proprio l'effetto della pasta fillo che ha. Che ha tutte queste, sfoglie. Tutte queste sfoglie. Vedi? Adesso questa la mettiamo sopra? Sopra, oppure possiamo fare già impiattare, quindi dividere la fetta, metterla nel piatto con accanto la sua, il suo chutney, ok? Benissimo. Questa ricordiamo è una salsa indiana. È agrodolce, Può essere fatta sia con frutta che verdura. Sì, certamente. Ok. Allora, e quindi andiamo a impiattare, va bene? Questo è il momento, così vediamo anche dentro. Vediamo anche il ripieno, Il ripieno, certo. Come... Consiglio sempre un coltello, vedi, a seghetto, quello proprio per il pane, ok? Cantina, proprio croccante, dorata, sì. È bellissima da vedere. Vedi. Ricorda, si taglia bene. Le sfogliatine napoletane. Sì, è vero. Se ti sentano napoletani paragonare la fillo. Ecco, facciamo finta di niente. Non mi ascoltate, io sono una profana, quindi qualche sciocchezza la dico. Allora, mettiamoci la chutney, e siamo pronti, giusto? Sì. Bella fumante. Ok. Questa la andiamo. Andiamo a mettere dentro a questo piccolo contenitore di vetro. E così abbiamo la nostra torta fillo pronta per essere mangiata. Ok. La mettiamo qua. Eccolo, mettiamoci qua anche una forchetta, un coltello. Ecco, sì. L'aceto invece era... L'aceto era nella ricetta. Era nella ricetta, sì, quindi non lo andiamo. Ed ecco a voi finita la torta fillo ripiena di feta con chutney di Susine. E mentre noi siamo qua, ce la guardiamo e adesso ce la assaporiamo anche, vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata Cucina con me. Ciao.